Buongiorno, sono il professor Mario Igor Rossello, direttore della scuola di chirurgia della mano di Savona. Vi parlerò di questo problema così importante perché le lesioni dei nostri tendini sono gravemente lesive delle funzioni generali della mano. Di fatto, un tendine lesionato impedisce al dito o alle dita danneggiate di muoversi, quindi di fare quello che normalmente, senza pensarci troppo, riusciamo a fare. Sono lesioni difficili da trattare, sia quelle dei tendini flessori, quelli che piegano le dita, sia quelle dei tendini estensori, quelli che estendono le dita. Vanno trattate con tecniche specifiche, che sono assolutamente note a chi fa chirurgia della mano in senso stretto, non sono normalmente eseguite in luoghi generici dove questo tipo di chirurgia non si conosce. I risultati cambiano enormemente. Le nostre tecniche, infatti, prevedono tutte una mobilizzazione immediata o molto precoce del danno, evitando immobilizzazioni che rendono impossibile poi il recupero completo della funzione. È una differenza enorme, veramente enorme, per cui, ripeto, chi conosce queste lesioni, chi ha in mano le tecniche per poterle usare, vi può offrire delle possibilità di successo decisamente molto più alte rispetto a chi non le ha. Le più gravi, senz'altro, sono le lesioni dei tendini flessori, quelli che piegano le dita, che ci impediscono di eseguire una presa o una pinza corretta nella nostra esecuzione, e sono anche le più difficili da riparare. Sono tendini che hanno delle peculiarità anatomiche e biologiche che rendono veramente complessa una buona riparazione, soprattutto una riparazione funzionale.